Buonasera a tutti. Gli antichi greci e romani avevano trovato un'immagine molto efficace per rappresentare l'idea del nemico da combattere, anzi, proprio l'idea del combattimento feroce, cruento. Erano le tre Gorgoni, tre sorelle terribili, mostruose, tutte avvolte con la testa, avvolta da serpenti infuriati, con la bocca da cui sporgevano dei denti di cinghiale, le mani di bronzo, le ali d'oro. Le capeggiava Medusa, che aveva tra l'altro il potere terribile di pietrificare con lo sguardo chi la guardasse, il potere appunto della morte che fa orrore, che paralizza. Ma Medusa è mortale, anche qui c'è un valore simbolico, perché la ferocia, la morte, la guerra deve prima o poi finire e lasciare posto alla vita. E Perseo, un giovane eroe greco, un semidio, riesce a sconfiggerla tagliandole la testa. Si accorge però che il suo potere continua anche dopo la sua morte, e allora pensa di utilizzarla come un'arma utilissima, efficace, contro altri mostri. E la tratta anche bene. Prima di deporla a terra, sulla sabbia, le prepara un giaciglio di alghe, di giunchi, di altre erbe marine. E nuovo prodigio, il sangue, appena tocca le erbe, le pietrifica e le fa diventare rosse. È nato il corallo, così, secondo un antico mito greco. Il film di oggi ci porta in mezzo al Pacifico, nel febbraio del 44, in una situazione che sembra ripetere in modo terribile, questa volta realistico, quell'antico mito. Sì, in una isoletta che era anche un'importante base d'appoggio giapponese, in quel giorno, in quel mese, gli Stati Uniti mandano un attacco terribile dall'aria, ferro e fuoco. Sul fondo del mare cadono tutte le navi, carcasse di navi e corpi umani, l'acqua si tinge di rosso. Però, ancora una volta, come vedremo, la morte, i risultati terribili della follia della guerra hanno dovuto lasciar posto alla vita e al corallo. Una barriera corallina, un intricato capolavoro della natura, creata nel corso dell'era geologica dagli sforzi indefessi di minuscoli organismi, la barriera costituisce la base di un intero ecosistema che brilla per i suoi colori e per la sua complessità. Solo la mano instancabile della natura poteva costruire una struttura del genere. Eppure, sotto il corallo, dietro le cortine dei banchi di pesci, appaiono delle forme mostruose. Questa è una barriera diversa. È stata costruita con gli scheletri abbandonati da una creatura particolare, l'uomo. La Micronesia, nel Pacifico occidentale, è costellata di lagune e di piccoli atolli. La brezza lieve dell'oceano accarezza le palme che si affacciano sulle limpide profondità della laguna. Nelle silenziose acque turchine, la vita continua come succede da migliaia di anni, nella loro routine giornaliera. Ma improvvisamente, la serenità fu sconvolta da una turba di invasori, provenienti da un mondo completamente diverso. Prima che sorgesse l'alba del 16 febbraio 1944, un'unità operativa dell'aviazione degli Stati Uniti lanciò un massiccio attacco aereo contro la base navale giapponese delle isole Truk, nel Pacifico occidentale. In quelle acque, data la loro posizione strategica, era stato installato un colossale centro approvvigionamenti della flotta giapponese. 75 caccia americani diedero il via all'operazione Hailstone contro la base del Sollevante. La loro missione era quella di bombardare gli aeroporti e di eliminare la copertura aerea nemica. Mentre una parte degli aerei americani distruggeva le installazioni a terra, gli altri ingaggiarono una battaglia con gli aerei giapponesi.
fu uno dei più violenti combattimenti aerei della Seconda Guerra Mondiale. Ogni 30 secondi un aereo giapponese precipitava in fiamme negli abissi dell'oceano. Gli Hellcat della Marina sgombrarono i cieli dagli aerei giapponesi, lasciando l'isola praticamente senza difesa in caso di ulteriori attacchi nemici. Nei due giorni e nelle due notti che seguirono, altre 30 missioni di bombardieri americani sganciarono più di 500 tonnellate di bombe sulla sfortunata flotta giapponese intrappolata nella laguna Truk. Prigioniere tra le barriere coralline, senza copertura aerea, le navi erano un facile bersaglio per i bombardieri. Nell'inferno delle esplosioni e degli incendi dei depositi di munizioni e dei serbatoi di carburante, furono distrutti 265 aerei giapponesi e più del 75% delle installazioni a terra. Ma cosa più importante, per una stazza complessiva di 200.000 tonnellate, 60 navi giapponesi si inabissarono sul fondo della laguna. I fumi degli incendi si diradarono e l'uomo andò altrove a combattere la sua guerra. Nelle centinaia di chilometri quadrati all'interno della laguna, le cicatrici dell'epica battaglia si rimarginarono in fretta e le forze inesorabili della natura riportarono la serenità sulla laguna e sulle sue numerose isole. Ma ad un esame più attento ci si accorse che molte cose erano cambiate. Il petrolio dal fondo del mare trasudava alla superficie, imbrattando le acque tranquille della laguna, come a ricordare il tragico passato. Truk è un cimitero di cadaveri di metallo. I rottami contorti degli strumenti di guerra giacciono sparsi nei 100 km quadrati del fondo lagunare. Le navi, gli aerei, i cannoni e i carri armati, protagonisti del mondo violento dell'uomo, creano in fondo al mare un paesaggio nuovo e misterioso. La battaglia aveva ucciso un numero inimmaginabile di creature della laguna e quando cessarono i tuoni e le fiamme, le forme di vita rimaste si accorsero subito che il loro mondo era cambiato. Trascorsi gli effetti rovinosi della guerra, le piante e gli animali della laguna scoprirono i benefici reconditi di quella tragedia. I resti della guerra avevano creato un substrato che nella laguna non era mai esistito. L'interno della laguna era stato fino a quel momento una piana oceanica, consistente in prevalenza di un fondale monotono e sabbioso, che offriva poco spazio e scarso riparo alla flora e alla fauna sottomarina. Il corallo ha bisogno di una solida base per potersi sviluppare. Il substrato, come viene chiamata questa base, può essere un qualsiasi oggetto solido che presenti un punto di ancoraggio. La scogliera esterna della laguna Truk si era formata nell'era glaciale a seguito di un'intensa attività vulcanica e aveva offerto per tanto tempo uno stabile ancoraggio ai banchi di corallo e ora la laguna ha un substrato tutto suo. A causa delle 200.000 tonnellate di navi e aerei che si inabissarono nella laguna, lo spazio vitale disponibile aumentò visibilmente. L'oceano compì il primo passo verso l'adattamento del nuovo substrato ai bisogni della fauna e della flora sottomarine. L'acqua salata attaccò le lucide strutture delle navi, corrodendo e bucando il metallo. La ruggine ricoprì le lamiere scintillanti e preparò il terreno per la nuova barriera. La flora e la fauna, sotto forma di uova, spore e larve, galleggiavano nella laguna in quantità e varietà sbalorditive. L'acqua trasportava un brodo vivo, ricco di sostanze nutritive, che aveva bisogno soltanto di un punto di ancoraggio per crescere e moltiplicarsi. I relitti delle navi rispondevano abbondantemente a questo requisito. In un attimo, i rottami non furono più delle carcasse bruciate, ma divennero il ricettacolo di nuove forme di vita. Alcune parti delle navi si trovavano in acque poco profonde e la luce solare attirò le alghe e altre piante che hanno bisogno della fotosintesi.
la nave divenne un formidabile terreno pascolativo per le alghe. I pascoli attirano nuovi clienti. I pesci scoprirono subito le nuove fonti di cibo e con la loro presenza addobbarono a festa le pasture sottomarine. Gli angoli e le fenditure delle navi affondate erano un rifugio perfetto per i pesci. Le complicate strutture metalliche divennero degli immensi vivai per la fauna marina. Via via che nella nuova casa aumentava il numero dei pesci, cominciarono a farsi vivi i predatori e il loro arrivo completò la catena alimentare. Tra i rottami di una guerra remota si sviluppò in breve tempo un ecosistema in miniatura. Le forme di vita più complesse impiegarono più tempo a insediarsi e a svilupparsi. Questi sono animali e si chiamano idrozoi. Si attaccarono al nuovo substrato e ora prosperano nelle acque ricche di cibo, con le loro fronde a forma di felci, ondeggianti nelle correnti leggere. Il corallo rosa sembra uno strano albero sottomarino, ma i polipi dei coralli sono degli animaletti che si allungano sott'acqua in cerca di cibo. Sulle strutture di una nave sono cresciute delle spugne e i rigidi polipi corallini hanno trasformato la nave stessa in un banco di corallo, creando così spazi vitali per miriadi di pesciolini tropicali. Una progressione di colori e di esseri viventi ha trasformato uno scafo morto in una comunità piena di vita. In fondo alla laguna, una catena affonda nella sabbia come se dovesse ancorare una nave. Il sole stenta a raggiungere il piano terra di questo grattacielo acquatico e la vita è scarsa. Continuiamo a salire. Le spugne incrostano gli antipati, contendendosi lo stesso cibo e creando delle figure astratte nelle acque buie della laguna. Salendo verso la prua, vediamo un'esplosione di vita sul ponte della nave. La luce, la possibilità di cibo e la disponibilità di spazio vitale hanno creato un giardino subacqueo. Questo cannone di prua ora tace. Vi abita una gran varietà di coralli. Il ricco habitat attira organismi di tutti i tipi, avvolgendo in uno strato di vegetazione lussureggiante quella che era una nave da guerra. Le navi affondate hanno accresciuto gli spazi vitali disponibili e nelle zone più favorevoli gli abitanti vivono praticamente uno sull'altro. Da un argano, che una volta reggeva un battello di salvataggio, ora pende un fitto grappolo di spugne, ostriche e coralli. I rottami sono diventati degli attici subacquei, stracolmi di inquilini. Un cromide azzurro cerca la sicurezza offertagli da un cannone incrostato. Eccetto qualche rapida sortita per afferrare dei pezzetti di cibo, rimane sempre nei pressi della sua casa. Altri pesci, invece, preferiscono compagnia. Banchi di milioni di pesciolini nuotano negli angoli e nelle fenditure delle sovrastrutture della nave. I pesci nuotano in banchi per difendersi. La massa dei pesci confonde le idee ai predatori. Organi sensibili situati lateralmente consentono ai pesci di sentire i movimenti di quelli vicini. Così, sfruttando i loro sensori, l'intero branco si muove all'unisono, creando un balletto subacqueo.
Un polpo entra sul ponte della nave attraverso un oblò coperto di vegetazione. La nave è la Fujikawa Maru e serviva per il trasporto di aerei da assemblare finché nel 1944 non venne individuata e affondata dall'aviazione americana. Gli antenati di questo polpo probabilmente erano solo delle larve galleggianti nella piana desertica di Truk quando arrivarono alla nave. Ora questa creatura timida e solitaria vive felice negli oscuri recessi di quello che era una volta il centro nevralgico di una nave da guerra. Prima del conflitto, il Fujikawa Maru, 132 metri, 7500 tonnellate, trasportava passeggeri e merci sulle rotte del Pacifico. La Marina Imperiale giapponese requisì la nave nel 1940 e ora il polpo ha il comando del ponte. Sull'altro lato del ponte, questi cetrioli di mare, parenti dei ricci di mare, ci offrono lo spettacolo di una particolare deposizione di uova. Le spargono in acqua, come semi al vento, allungandosi il più possibile verso l'alto affinché le uova si disperdano meglio nelle correnti marine. Un tempo il ponte della nave doveva essere un luogo pieno di gente e di confusione. Ora, sotto l'oceano, ha trovato la pace. La luce penetra delicatamente attraverso un corallo gorgoniano come attraverso un merletto ricamato. Uno sguardo più attento rivela milioni di minuscoli polipi, intenti a cibarsi delle sostanze nutritive della laguna. Dietro il ponte, la stiva principale è aperta, a disposizione di chiunque voglia avventurarsi nelle profondità semi-trasparenti del suo interno. Nella stiva, al riparo dal sole e dai predatori, un pesce damigella fruga tutto solo ai mucchi di proiettili di mitragliatrici, alla ricerca di qualche pezzetto di cibo. Più in basso, nella cambusa, gli oggetti, sparsi in giro, sembrano pronti ad essere usati per preparare la cena. Ma non c'è niente da mangiare in cucina, solo fango e detriti. Alcuni pesciolini si divertono a gironzolare nel buio santuario delle cabine interne. Sul ponte, un cannoncino antiaereo punta ancora verso il cielo. Alla profondità di 42 metri, penetra ancora un po' di luce che rischiara le alghe e le spugne. Le macchine di guerra giacciono sul ponte in ordine sparso. I rottami di un piccolo carro armato giapponese sono appena riconoscibili. I cingoli sono interamente ricoperti di nuove forme di vita e gli antipati corallini si levano verso l'alto. Un velenoso pesce leone pattuglia la zona come se montasse la guardia. Prima della guerra, questo corridoio di poppa era l'ideale per una passeggiata nella fresca brezza marina. Ora si può sentire solo la placida corrente della laguna. Sul ponte posteriore, un olotturia lavora più di un'intera squadra di netturbini. Come uno spazzino acquatico, aspira pezzi di alghe dal sedimento.
Nonostante i suoi sforzi, la nave non avrà mai più la forma di una nave. Le lamiere rilucenti sono sepolte sotto uno strato sedimentoso di 30 centimetri. Sul sedimento c'è una strana coppia marina. Il ghiozzo e il gamberetto vivono insieme, rapporto vantaggioso per entrambi. Il gamberetto trasporta più roba di quanto dovrebbe, mentre il ghiozzo scruta l'orizzonte per avvistare eventuali predatori. Nonostante la moltitudine di esseri viventi, nella laguna i predatori non hanno la vita facile. Le loro prede hanno sviluppato dei mezzi di difesa molto diversi e molto efficienti. Al tramonto, l'ora più pericolosa, i pesci smettono di pascolare e cercano un riparo. Un vecchio pneumatico è diventato la casa di un gigantesco anemone di mare e l'anemone, a sua volta, offre un tetto al piccolo e astuto pesce pagliaccio. Il pesce pagliaccio si cosparge di uno strato di muco secreto dai tentacoli dell'anemone di mare, il quale, tratto in inganno, non dà nessuna noia al suo inquilino. Non è detto che i piccoli pesci pagliaccio siano giovanissimi. Allo scopo di prevenire il superaffollamento, un meccanismo biologico mantiene i nuovi pesci in un ordine gerarchico predeterminato e non li fa crescere fino a quando non muoiono i più vecchi. Comunque, l'anemone è tutt'altro che innocuo. I suoi tentacoli, chiamati nematoblasti, spandono sui pesci un veleno paralizzante. Poi li portano alla bocca centrale, dove vengono inghiottiti interi e digeriti. Il pesce pagliaccio aspetta il suo cibo davanti alla bocca dell'anemone. Paga così l'affitto ripulendolo dei rifiuti indesiderati. Altre specie hanno scoperto il trucchetto del pesce pagliaccio. Anche il gamberetto, pulitissimo, vive in armonia con l'anemone. Guardando da vicino si possono vedere gli occhi dei gamberetti che aspettano di nascere. Nuotando sotto la parte inferiore dell'anemone, anche il pesce domino cerca di difendersi dai predatori, approfittando dei tentacoli velenosi. Ma non essendo cosparso di muco, non osa avvicinarsi troppo. I relitti della laguna hanno tanti angolini privati riservati ai pesci. Questo grosso pesce palla ha trovato una casa. I caratteristici denti anteriori del pesce palla, a forma di becco, gli permettono di rosicchiare le spugne più dure. Ora lascia la sua residenza e si dirige verso la stazione di servizio. Ogni relitto ha la sua stazione di servizio, gestita dai pesci più puliti, che sono normalmente i labri pavone, con la loro livrea striata di azzurro. Le stazioni di servizio sono sempre situate in posti sporgenti per essere più facilmente individuabili. Il cliente si mette in posizione e galleggia immobile nell'acqua, mentre i pulitori mangiucchiano parassiti, funghi e rifiuti indesiderati. Un piccolo labbro pavone che ha sfidato coraggiosamente la bocca del pesce palla, terminato il suo lavoro, riemerge attraverso l'apertura branchiale. L'albero della nave svetta alto. Questa è la parte più chic dell'edificio. C'è tanta luce, ci sono molte correnti che trasportano una gran quantità di cibo. Possiamo essere sicuri che questo elegante quartiere è abitato bene. Ostriche, coralli, polipi corallini e spugne si accalcano in tutti gli spazi disponibili e crescono addirittura l'uno sull'altro. Questo è il massimo del lavoro che la natura può svolgere su una barriera artificiale. Qui ci sono le aree più densamente popolate. Sulla punta estrema dell'albero il movimento delle onde è più pronunciato e impedisce agli organismi di trovare una sistemazione. Ora l'albero è spoglio e tutt'a un tratto siamo fuori all'aperto, dove l'albero è solo un pezzo di ferro arrugginito.
Da qui possiamo vedere ben poco della vita sottomarina. Solo un paio di rondini di mare che si allontanano da quello che per noi è solo un rottame. Sette milioni di anni fa la laguna Truk non c'era. Un getto infuocato sotto il fondo del mare fece breccia nella crosta terrestre e spinse una massa di magma bollente verso la superficie. Si formò un cono sempre più grande, che poi esplose nel mare. La colossale eruzione vomitò enormi masse di magma fuso e cominciò a costruire un'isola. Via via che la lava si raffreddava e l'isola prendeva forma, il corallo cominciò a trarre profitto del substrato offerto dalle nuove terre. L'isola lentamente si riassestò nell'oceano, il corallo salì sempre più in alto e raggiunse la superficie. Alla fine, solo le parti più alte dell'isola sporgevano sul mare, delimitate da una scogliera corallina circolare di 64 chilometri. Il corallo cresce in una grande varietà di forme, colori e dimensioni, ma in realtà consiste di milioni di minuscoli polipi che creano delle enormi barriere, secernendo carbonato di calcio come materiale di rifiuto. Ogni minuscolo polipo è un singolo organismo, e ha un rapporto simbiotico con una pianta infinitesimale chiamata zooxantella. La pianta ha bisogno di luce per la fotosintesi e il corallo mangia il cibo trascinato dalle correnti. Così questo corallo costruttore di barriere cresce solo dove ci sono luce, sostanze nutritive e substrato disponibile. Queste barriere coralline si estendono fin sulla superficie dell'oceano, dove l'azione erosiva delle onde e gli innumerevoli pesci che le rosicchiano creano ogni giorno una tonnellata di sabbia per acro di barriera. Gran parte della sabbia finisce poi per depositarsi nella laguna, creando un fondale sabbioso. La fauna e la flora marina si sono evolute per sopravvivere nella desolata distesa di sabbia. Gli occhi e il limo sembrano una cosa sola. La sogliola, perfettamente mimetizzata, si nasconde in mezzo alla sabbia. Altri pesci debbono scavarsi la casa sul fondale piatto, usando i sistemi più vari. Allo scopo di sopravvivere nelle dune sottomarine, il ghiozzo prende delle boccate di sabbia, trattiene i pezzetti di cibo ed espelle i rifiuti indesiderati attraverso le aperture delle branchie. I mullidi pascolano in questo modo alla ricerca di tutto quello che la sabbia può offrire. Queste anguille scavano dei buchi a forma di tubo e vi si infilano in posizione verticale, ancorandosi solo con la coda, per cercare il cibo trascinato dalle correnti. Non rinunciano mai alla sicurezza della propria casa. Sono timidissime e quando si sentono minacciate spariscono, ritirandosi completamente sotto la sabbia per riapparire solo quando il pericolo è passato. Quando le navi giapponesi si inabissarono sul fondo della laguna, la vita sottomarina approfittò subito del nuovo spazio vitale e trasformò il relitto in un ambiente dove fosse possibile vivere. Anche l'uomo ha imparato a trarre vantaggio da questa situazione unica. Gli scienziati hanno scoperto il valore della laguna Truk.
Uno di questi scienziati è il dottor Sylvia Earle, che cominciò a studiare la laguna nel 1975, affascinata dagli aspetti singolari di queste barriere costruite dall'uomo. Il dottor Earle, biologa ricercatrice presso l'Accademia Californiana delle Scienze con sede a San Francisco, ha trascorso più di 5.000 ore sott'acqua ad osservare piante e animali marini, vivendo per lunghi periodi in laboratori sommersi. La Laguna Truk è un laboratorio naturale, un posto dove è possibile misurare il tasso di crescita di organismi ed intere comunità. Queste comunità ebbero inizio nello stesso istante in cui le navi raggiunsero il fondo dell'oceano. Non c'è modo di conoscere l'età esatta di ogni singolo individuo, ma nessuna data di nascita può essere anteriore al febbraio del 1944. Osservando una comunità di cui si conoscono gli anni, si possono comprendere meglio le caratteristiche e la struttura delle variazioni dell'ecosistema attraverso il tempo. Questa foresta di pianticelle sul ponte della nave ha il suo equivalente sul fondo marino sottostante, ma questa piattaforma è più vicina alla luce, perciò la foresta è, in un certo senso, più lussureggiante di quella sul fondo marino, immerso nell'oscurità. Sulla nave crescono diversi generi di spugne, sono quasi tutti piccoli, ma questa grossa spugna tubiforme è davvero eccezionale. L'acqua ricca di plancton viene risucchiata dai numerosi pori e viene espulsa dal tubo più grande, ma quasi tutto il plancton rimane nella spugna. Questi grossi coralli si sono insediati saldamente sul ponte della nave e hanno mantenuto la loro posizione nonostante la forte concorrenza degli altri aspiranti colonizzatori. Osservai questo gruppo per la prima volta nel 1975. Ero curiosa di sapere se nel corso degli anni sarebbe stato soppiantato da altre specie. Con un particolare strumento di misura si può calcolare il numero dei coralli morbidi che crescono in un determinato settore. Quando sono sfiorati da un predatore o magari da un gentile biologo, i delicati polipi del corallo morbido si ritraggono immediatamente. Le dimensioni di questo corallo duro come la pietra rendono bene l'idea di quanto può diventare grande un individuo e quale forma può assumere se trova un posto fresco e pulito per svilupparsi. Questo incredibile assortimento delle principali specie di banchi corallini copre quasi tutto il lato sinistro della nave. Qui c'è abbondanza di luce e di cibo. È stato provato che il tasso minimo di sviluppo in un ambiente così favorevole è di 5 centimetri l'anno, molto più rapido di quanto pensavo. L'interazione fra la storia della natura e la storia dell'uomo è presente dappertutto. Sulle navi un tempo impegnate in azioni di guerra, ora si svolgono delle battaglie a rallentatore per conquistarsi uno spazio tra coralli e spugne, ostriche e alghe, e anche fra le varie specie di coralli. Cercano tutti un posto dove vivere, crescere e riprodursi. Indagini a distanza ravvicinata hanno dimostrato che i conflitti continuano su scala microscopica. Alcuni vincono con la chimica, producendo sostanze sgradevoli e tossiche per i loro vicini. Si stabiliscono i confini e si effettuano ritirate silenziose. Qualcuno, come questa rigogliosa uva di mare, vince in velocità. Con una rapida crescita, certe specie di piante si impadroniscono senza tanti complimenti di un determinato spazio. Il lavoro di ricerca ha portato il dottor Earle a profondità sbalorditive negli oceani di tutto il mondo per conoscere le varie forme di vita sottomarina. Ritiene che la Laguna Truk sia uno dei posti più importanti per lo studio dei complessi ecosistemi delle acque poco profonde. A soli 30 metri di profondità, sotto la sagoma sinistra della prua di una nave da carico, trova un laboratorio oceanico estremamente vario. Otto anni fa ho pulito a fondo questo pezzo di catena per avere un sistema diverso di misura del tempo di crescita.
Le spugne, le ostriche e numerose creature che incrostano si sono insediate prima. Tutti gli spazi disponibili sono pieni di moltissimi esseri viventi. Le specie crescono una sull'altra, formando una massa intricata di più di 60 centimetri di diametro. Gli studi del dottor Earle non si limitano alle fiancate della nave, dove la popolazione è assai numerosa. All'interno del relitto ci sono altri segreti da scoprire. C'è una differenza come tra il giorno e la notte. Con poca luce o senza luce, sulla nave le forme di vita sono rare, ma comunque presenti. In mezzo ai manufatti di altri tempi, organismi come questi vermi tubiformi si affollano attorno a un vecchio oblò per soddisfare le loro magre necessità. Entrare in una nave affondata è come esplorare una grotta con tante gallerie. È buia, ovviamente, e anche un po' misteriosa. Come i coralli e le spugne si sono adattati alle navi come a delle scogliere, anche le creature che vivono nelle grotte potrebbero occupare i recessi oscuri delle navi. I gamberetti rossi come questo che vediamo vivono soprattutto nelle fenditure e nelle caverne. In assenza di luce, il gamberetto usa per orientarsi le sue delicate antenne e altri sensi. Anche altri piccoli crostacei, spugne, ostriche spinose e simili, vivono in questo posto e sembra che si nutrano di rifiuti. È stato interessante scoprire che alcune creature si sono adattate agli spazi più profondi della nave perché questa è la loro versione dello spazio abitativo. Talvolta una diversa prospettiva può completare il quadro. Immergersi di notte è molto più complicato. Servono delle luci più forti per vedere meglio dove c'è buio. I potenti proiettori hanno bisogno di un generatore e di lunghi cavi di collegamento che possono limitare i movimenti dei subacquei. Il dottor Earle segue la fune dell'ancora perché in acqua è buio e non ci sono punti di riferimento. Solo quando la luce colpisce i coralli, che diventano luminosi, il dottor Earle può cominciare a muoversi. Se si arriva di notte, si trova il posto completamente trasformato. I colori sembrano più intensi. È un fatto curioso. C'è tanto colore, ma non si nota finché non si accendono le luci artificiali. Le spugne e i coralli, che di giorno sembrano grigi o azzurri, di notte, con la luce artificiale, diventano di un rosso brillante. Molte creature attive di giorno, di notte riposano. I pesci pappagallo stendono intorno a sé una specie di sacco a pelo trasparente. Questo pesce si è scelto un posticino tranquillo fra due pneumatici. Alcuni animali che di giorno sono difficili da trovare, di notte sono attivissimi. Altri, come questo crinoide, si nutrono dell'abbondante plancton notturno. Parenti delle stelle di mare, molti crinoidi vivono al buio nelle profondità marine, oppure emergono di notte dalle fenditure. Le ostriche devono sincronizzare le deposizioni delle uova e dello sperma per essere sicure che la fecondazione abbia luogo in acque profonde. Il numero potenziale di nuove ostriche è enorme. Solo poche crescono per riprodurre il loro stesso genere. Molte si uniscono ai banchi di altri organismi che poi mangeranno per essere mangiate a loro volta da qualcuno ancora più grosso. Le piccole creature planctoniche, che di giorno se ne stanno sparse e isolate, si ammassano davanti alla mia torcia e diventano un inaspettato boccone per questo corallo rosato
e per questa stella di mare. Con queste interazioni, le navi sul fondo della laguna Truk sono divenute a pieno diritto un ecosistema completo. Il plancton, di cui si nutrono i tantissimi abitatori della laguna, consiste di un numero imprecisato di diversi minuscoli organismi. Un esame più attento rivela l'intricato disegno di queste piccolissime creature. Alcune di esse, come questa piccola medusa, misurano solo pochi millimetri, eppure navigano nell'acqua come una flotta di astronavi aliene. I residuati della battaglia della laguna Truk hanno dato una nuova vita alle creature marine, ma i pesanti bombardamenti sulla terraferma e le grandi macchie di petrolio che inquinarono le spiagge misero in pericolo le paludi di mangrovie intorno alle isole. Ci vollero degli anni prima che le paludi superassero questa difficoltà. Oggi però, ai piedi delle mangrovie, che hanno la rara capacità di crescere in acque salate, c'è abbondanza di vita. Con la bassa marea, il limo è punteggiato di uche che prosperano vicino alle mangrovie, oggi non più inquinate. L'uca maschio agita la sua caratteristica chela rossa per segnalare la disponibilità all'accoppiamento e per intimidire gli altri corteggiatori. Mentre i due maschi fanno a chi bleffa di più, le femmine stanno a guardare. Se l'uca perde la chela grande, la più piccola, che assolve alle faccende di tutti i giorni, come il mangiare, comincia a ricrescere e ben presto sostituisce quella grande. Nel frattempo, dove c'era la chela grande, ne ricresce una piccola. Alle prime gocce di pioggia, le delicate foglie mimosa si chiudono in vista del temporale. Le isole tropicali che circondano la laguna sono coperte di foreste lussureggianti. Le forti piogge creano uno spesso tappeto di vegetazione rigogliosa. Le correnti portano sulla spiaggia la terra che viene intrappolata dal sistema filtrante delle radici delle mangrovie. Se il limo andasse a finire nella laguna, soffocherebbe la comunità dei coralli che vi abita. La base della mangrovia crea una palude melmosa, una residenza perfetta non solo per l'uca, ma anche per il perioftalmo. Vive fra la terra e il mare, e somiglia per metà a un pesce e per metà a una rana. In realtà è un vero pesce ed è un membro della famiglia dei ghiozzi. Si muove a scatti nelle acque delle paludi e mangia pezzetti di cibo in mezzo al fango. Questa è una faccia che può far innamorare solo un altro ghiozzo o un biologo progressista. I grandi occhi del perioftalmo funzionano da periscopio e gli consentono, restando sott'acqua, di guardare al di sopra della superficie in tutte le direzioni. Sulle due pinne, che sembrano due piedi non completamente sviluppati, il perioftalmo scorrazza per la laguna. La sua piccola pinna dorsale eretta segnala la disponibilità all'accoppiamento.
La vita ha trionfato nelle paludi delle mangrovie, tra le cicatrici e i relitti della guerra. Oggi Truk è una fiorente comunità marina e risente ancora di una certa influenza giapponese. Le isole, che sono un territorio soggetto all'amministrazione fiduciaria degli Stati Uniti, da Suamo e dalle Hawaii per il traffico turistico in continuo aumento. I 20.000 cittadini delle isole si godono i moderni prodotti di importazione, articoli di lusso come sigarette o dolciumi. Ma anche se stanno prendendo piede nuove mode, i vecchi sistemi resistono. Ciò che viene esportato di più a Truk sono le noci di cocco, di cui c'è grande abbondanza sull'isola. Dopo averlo spezzato in due, si asporta la polpa con la mano e si mette al sole a seccare. Il di questo lavoro è la copra, che insieme al pesce costituisce la principale risorsa alimentare degli abitanti dell'isola. La trasformazione del cocco in copra è un affare di famiglia e collaborano tutti. Ci vuole un'intera giornata per riempire un sacco di copra che pesa sui 45 kg e si vende per meno di 10 dollari. La vita continua sulle isole Truk giorno dopo giorno e gli anni della guerra si dimenticano facilmente. I residuati dell'occupazione giapponese sono sparsi sull'isola, ma ormai non sono che dei vecchi relitti arrugginiti, sopraffatti dalla giungla implacabile. Come è successo per la laguna, le creature della terraferma hanno imparato a trasformarsi, costruiti dall'uomo, in perfetti spazi vitali. La gente dell'isola ha imparato la lezione. Questa era una volta la sede di un comando giapponese, un edificio talmente fortificato che, colpito in pieno da due bombe, ha resistito senza danni evidenti. Oggi, fra le sue mura di cemento armato, spesse un metro e ricoperte da un tetto d'acciaio, c'è l'unica scuola superiore di tutta la Micronesia. Per questi ragazzi spensierati, la battaglia della Laguna Truk non è un ricordo, ma una lezione di storia. Una persona che ricorda perfettamente la battaglia è Kimi Yuo Aisek. Aveva solo 17 anni quando gli aerei americani compirono l'opera. È l'unico testimone oculare della battaglia che ancora si immerge fra i rottami sul fondo dell'isola. Ogni tanto lavora come guida per quei sommozzatori che vogliono ammirare l'incomparabile scenario sul fondo della laguna. Ma spesso si immerge da solo per ricordare. Quando mi sono immerso per la prima volta e ho visto i relitti, ho avuto paura. Non sapevo cos'era successo e quello che avrei visto. Poi ho cominciato ad esplorare alcuni posti, per esempio le cabine, i boccaporti, e ho scoperto un sacco di cose. Le navi erano piene di materiale e di armi. Tutta la laguna è stata dichiarata località di interesse storico. Il pericolo è in agguato nei vecchi scafi e molti sommozzatori si sono persi. È permesso immergersi solo con l'assistenza di una guida autorizzata come Kimi Uo. Le suggestive reliquie, testimonianza della vita che si svolgeva a bordo delle navi giapponesi, sono protette dalla legge. Non possono essere asportate dalle loro tombe sottomarine.
Questa nave è affondata in posizione verticale e il contenuto è rimasto intatto. Vecchie bottiglie, tazze, piatti e anche dischi fonografici sono ancora negli armadietti dove li avevano lasciati i proprietari. Sulla parte più bassa della nave, completamente al buio, questa stanza ricoperta di limo e abitata da qualche raro pesciolino era una volta una sala operatoria. I pesci convivono con la macchina sterilizzatrice e nuotano sopra il tavolo operatorio, ma il luccichio delle apparecchiature possiamo solo immaginarlo. La prima volta che ho visitato le navi, ho scoperto l'equipaggiamento usato durante la guerra. Ho visto anche le granate. Da qualche parte ci sono anche i morti. C'erano 250 persone sulla nave. Mi ricordo di quel giorno, quando gli aerei attaccarono le navi e le affondarono. Kim Yuo Isaac ricorda benissimo la battaglia e gli uomini che affondarono con le navi. Alcuni erano suoi amici. Regolarmente compie il suo pellegrinaggio al silenzioso cimitero in fondo alla laguna. Questa è una delle navi più belle. Era arrivata a Truk 2 giorni prima dell'attacco. Non dimenticherò mai più quei giorni. Conoscevo delle persone su questa nave, c'era anche un mio amico. Ecco perché vengo sempre qui sotto a portare dei fiori, per rendere omaggio alla memoria dei morti di questa nave. I relitti della laguna Truk non sono più le reliquie disadorne e contorte del nostro turbolento passato. Tappezzate da milioni di esseri viventi, sembrano darci il benvenuto con i loro colori brillanti, con i banchi brulicanti di pesciolini e i resti appena visibili della scogliera creata dall'uomo in un modo tutto particolare. Fra non molto, le forme che ora vediamo scompariranno. La laguna assorbirà la storia. Come sempre, il mare ha l'ultima parola.